stato in questi giorni, in queste settimane qui, lontano dai riflettori e lontano dagli hashtag di Renzi e lontano da quella sinistra ipocrita di Hollande, quella sinistra ipocrita che ha creato le leggi Bossi-Fini turco-napoletano in Italia. Il futuro è nostro, ma per essere nostro dobbiamo lottare uniti insieme. Grazie. Quello che abbiamo trovato come realtà del ponente Ligure, che abbiamo costituito questo presidio permanente No Borders, in cui stiamo cercando di garantire una presenza costante al loro fianco, sia per aiutarli, diciamo così, nelle loro necessità quotidiane, sia per cercare di costruire una cintura attorno a questi fratelli, stanno veramente costruendo una cosa potente. Quella scogliera, quell'angolo di rocce al confine tra Italia e Francia, questo non luogo dietro quelle transenne che hanno messo per dividerli dal resto d'Europa, è una battaglia di logoramento che i fratelli migranti hanno con una consapevolezza e una determinazione che non era affatto scontata e che è veramente potente. Stanno costruendo un braccio di ferro, una guerra di resistenza, una guerra di logoramento. Da una parte le istituzioni stanno cercando in tutti i modi di eliminare quel presidio, perché è un presidio che evidentemente rende evidenti i problemi, rende evidenti le contraddizioni e le allarga ogni giorno di più, che questa Europa fortezza, che questa Europa non solidale sta costruendo sulla pelle di queste persone. La loro resistenza e il tempo che loro hanno a disposizione sta scompaginando momento per momento i piani dei vari governanti d'Europa.